Vox Populi continua in diretta la sua carrellata di ospiti e ne abbiamo uno a cui voglio davvero bene, ma vi faccio ascoltare questa musichetta per capire di chi sto parlando. E lui è Solange, ciao Sole! Buongiorno, buongiorno! Come stai? Sono molto, benissimo, sono molto molto felice perché è un'avventura veramente bella, io da sensitivo sento un grandissimo successo, poi Reed rosso come il fuoco, come la passione, come l'amore! Viva l'amore Sole! Allora, noi prima ti avevamo provato a chiamare, ma tu come sempre sei sempre impegnato perché tu scrivi tantissimi articoli per tante interviste. Sì, stavo dettando un articolo, sì. Posso approfittare un attimo, mi faccio un attimo di pubblicità? Ma assolutamente amico mio, questa mi casa e tu casa! Grazie, sei troppo buono. Allora, siccome ricevo un sacco di numeri di telefono a cui io rispondo e mi fa piacere, sul mio Instagram, perché c'è tanta gente veramente sola, io non prendo soldi, lo sai, certo. Quindi rispondo molto volentieri, il mio Instagram è Solange Sole Sensitivo, basta cliccare Solange Sole Sensitivo, io sono un po' scemo, amo parlare con la gente, soprattutto mi piace portargli fortuna. Okay. Tu mi conosci da illo tempore, lo sai come sono. Assolutamente, assolutamente Sole. Intanto grazie per gli auguri. Ribadiamo, mi raccomando, Solange Sensitivo, perché poi su Instagram è facile Solange creare Solange Sole Sensitivo. Solange Sole, è facile creare falsi profili, ma questo è l'unico di Solange. Allora Sole, vero. Sole, dici un po' il segno di questa settimana, di cosa ci vuoi parlare? Dimmi un po'. Allora ti posso parlare di un segno molto bello, perché quest'anno comunque sia, caro Cesare, i segni con le corna sono quelli più fortunati, quindi Capricorno, Ariete, Toro. Beh, questa settimana è la settimana del Toro, proprio del Toro. Oh, la nostra regia Sole, c'è il nostro regista che è proprio felicissimo. Perché il Toro questa settimana avrà incontri di sentimenti, avrà incontri per quanto concerne il lavoro, avrà incontri per quanto concerne le amicizie. Particolarmente il giorno fortunato è il venerdì di questa settimana, quindi venerdì. Il colore porta fortuna è il verde, la pietra porta fortuna è lo smeraldo, ma se non ci avete lo smeraldo, anche una piccola giada funziona. Non prendete però pietre finte, assolutamente. Allora, Sole, il colore porta fortuna è la margherita bianca con i pistilli gialli. Allora, io ti voglio interrompere un attimo, lo sai perché? Sì. Perché il nostro Max della regia è il segno che tu hai svelato e poi stai indossando una maglietta verde. Ma tu sei il numero uno, amico mio. Io volevo dire a questo Max, che non conosco, che lui è una persona estremamente sensibile. Purtroppo questa grande sensibilità gli ha giocato anche delle cose non favorevolissime nei suoi confronti, perché uno che crede ancora nei sentimenti, nell'amore, e lui ha una buona situazione sentimentale affettiva, ma dovrebbe pensare un pochino di più per il proprio io, perché quelli del Toro sono propensi a dare tutto a tutti e lui ha avuto un momento un po' difficile, che lo sta superando, ma un pochino difficile. Lo sento una persona meravigliosa, veramente meravigliosa, perché lo sento proprio un buono. Non è che tutti i Tori siano così buonissimi, Ti ringrazio. Io ne approfitto anche a tutti i nostri ascoltatori. Se volete porre una domanda a Solange, io la prossima settimana sarò ben felice di porla. Quindi potete farlo sia sul suo Instagram, ma anche contattando la redazione. Ma non si può aprire subito i telefoni? Io muoio dalla voglia di parlare con la gente. Non si può aprirli. Ma guarda, non si può aprire, perché bisogna fare anche attenzione quando si aprono le linee, perché poi sai, bisogna filtrare la telefonata, c'è tutta una serie di cose. Ma Ma io non ho paura di questo, lo sai. Io sono uno diretto, quello che pensa dice, quello che dice pensa. Comunque, tornando a te, io sono veramente felice. Sappiate, miei cari amici e amiche, che conosco Cesare da anni ed è una persona veramente a posto, una persona per bene. Oggi, grazie. Purtroppo nel mondo dello spettacolo, come dico io, concedetemi questa parola un po' scurrile, è tutto falso, è tutto finto, è tutto ipocrita. Invece lui è uno sano, è una persona che vuole bene alla gente ed è amato dalla gente per questo. Oltre ad avere la musicalità nel sangue, ha anche l'amore per le persone, ha anche la positività. E io lo adoro. Io ho sentito la sua mamma qualche giorno fa e la mamma è lo specchio di lui e lui è lo specchio della mamma. Ma grazie, guarda, mi fare emozionare che sto in diretta, non mi devi fare emozionare perché è la prima puntata. Voglio dire un'altra cosa. E poi sappiate, mie care signore, signorine, ragazzotte, ragazze, che anche un po' veloce.
faccio, voglio dire. Quindi, insomma, piatto ricco, non mi ci picco. Saranno gli occhi azzurri, mio caro. Poi le persone ci stanno anche seguendo tramite social, mi stanno vedendo in webcam, quindi ti ringrazio. Fa sempre piacere ricevere dei complimenti. Io posso, dimmi quanto tempo c'è ancora che poi chiudiamo, eh? Vai Sole, vai tranquillo. Allora, io ho un ricordo di Cesare, lo voglio raccontare a tutti perché è una cosa che mi commuovo anche un po' quando ne parlo. Lui è venuto a fare una serata in Toscana e c'era un ragazzo su una sedia a rotelle che assisteva a questo spettacolo. E la cosa che mi ha colpito, quando poi è riuscito a avvicinarsi a Cesare, gli ha detto: anche se noi ci vediamo una volta ogni 150 anni, ma quando ti incontro, quando ti vedo, quando sento la tua voce mi sembra di camminare. E con questo, scusate perché io mi emoziono su queste cose. Mi devi questo fare emozionare. Cesare. Questo è Cesare. Mi devi fare emozionare. Allora, quindi tutti chiami Cesare Deserto, non sarà più un deserto, ma sarà un prato immenso, come ho scritto stamattina sul mio Instagram, perché ho pubblicato questa cosa. E ho scritto: sarai un prato verde pieno di emozioni, pieno di musica, pieno di fiori che raccontano l'amore. Questo devi dare alla gente, perché la gente ha bisogno di questo. Troppo ha bisogno buono di questo. E io dico un'ultima cosa: questo Covid, questo maledetto virus stramaledetto, la televisione non parla più di niente, parla solo di questo virus. Ma quante persone ci sono che hanno problemi di salute, quante persone anoressiche che finiscono per non mangiare più? Preoccupiamoci di questo, sì, seguendo tutte le linee, perché è giusto, ma preoccupiamoci anche delle persone che hanno altri problemi, non ne parla nessuno. È vero Sole, è vero, ma è anche il motivo per cui ho abbracciato questo nuovo progetto radiofonico Vox Populi, la voce del popolo. Io e te, bravo, ci sentiamo spesso. È bello intervistare la star internazionale, è bello intervistare comunque il personaggio famoso, ma anche gli amici. Ma amiamo le persone comuni, abbiamo il popolo, amiamo il cittadino, perché è grazie a loro che noi facciamo questo mestiere e grazie al loro sostegno. Certo, guarda, io volevo dire un'altra cosa e lo dico veramente col cuore. Io sono apolitico perché per me la politica è importante, sai che cos'è? Avere un piatto di pasta e l'amore. Penso che sia la politica più importante. Io questa settimana sono in edicola e non lo dico come pubblicità perché tanto ci sono tutte le settimane, ma lo dico perché mi fa piacere se la gente in qualche modo legge ancora di più l'affetto che ho nei confronti della gente, perché io veramente, se volessi diventare ricco domani aprirei uno studio, tu mi conosci bene, lo certo, sai, nell'arco di 3 o 4 anni sarei miliardario. Non lo farò mai, perché per queste cose non si prendono soldi, non è un lavoro, è una sensitività, è una sensibilità. È un momento che bisogna regalare. Quando la mia nonnina mi ha lasciato questo, mi ha detto: non prendere mai una lira, e anche se morisse di fame non la prenderò mai, perché è una piccola missione, non è un lavoro. Grazie mille Sole per la tua genuinità, per la tua semplicità ed umiltà, perché la prima volta che ci siamo conosciuti io ero una persona sconosciuta, si può dire, tu invece un personaggio del mondo dello spettacolo, perché ti riconosce tantissime persone. Abbiamo passato anche un Sanremo insieme, non potevi fare 2 metri che eri invaso da persone che volevano fare selfie, fotografi. Quindi grazie mille per essere intervenuto e noi il prossimo martedì, grazie, la regia mi ha segnalato, vediamo di organizzare una telefonata da parte di un nostro ascoltatore se vuole porti delle domande. E io se tu mi dici una piccola parola e concludo, sai che ho il piccolissimo potere di inventare delle piccole poesie di senso compiuto inventate al momento. Te la voglio dedicare a tutto lo staff, compreso il ragazzo del toro Max. Se mi dici una piccola parola, dedico una piccola poesia a Porta Fortuna al momento e poi ci congediamo. Estate. Sembrava bella, sembrava un po' anche nostra, quante volte sotto pelle come 1000 indovene d'amore, quante volte sulla pelle magari senza nessun dolore, quante volte quante sentirci nostri e anche vostri, quante volte quante far finta di non aver paura per non paurire gli altri. Ma noi cosa faremo? Ascolteremo la radio rossa, Red, indosseremo qualcosa di rosso e andremo incontro alla vita con il fuoco nel sangue e con il cuore che scoppia di emozioni. Grande, che bello, grazie Sole, grazie mille per questo augurio, per questa poesia. Noi ci vediamo la prossima settimana, martedì.
seguitemi su Solange e Sole Sentitivo, ci tengo, risponderò a tutti, mi fa piacere, non ci vogliono soldi, vi voglio bene. Ciao, grazie, Sole, grazie, buona estate. Ti vogliamo bene, ciao. Ciao, grazie.